dato dello Stato, dico quello che ha detto. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha effettuato ieri perquisizioni e sequestri nei confronti di magistrati e uffici della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di quella città. Tali atti di indagine, anche per le forme e le modalità di esecuzione, hanno avuto vasta eco sugli organi di informazione, suscitando inquietanti interrogativi. Questo dice il Capo dello Stato di una perquisizione che si è svolta 24 ore prima. Inoltre, in una lettera diretta al Capo dello Stato, il Procuratore Generale di Catanzaro, che si chiama Iannelli, ha sollevato vive preoccupazioni per l'intervento di sequestro degli atti del procedimento cosiddetto Why Not, pendente dinanzi a quell'ufficio, e ne ha provocato l'interruzione. Gli hanno sequestrato le carte per fotocopiarle e Iannelli si è lamentato e dice: come faccio ad andare avanti in questa indagine che secondo i magistrati di Salerno lui sta insabbiando, anzi lui sta facendo insabbiare dei suoi colleghi e sta coprendo mentre viene insabbiata. Gli altri giustamente gli risponderanno: stiamo fotocopiandole e te le restituiamo fra due giorni. Non è che, visto che i processi in Italia durano 15 anni, se ti facciamo perdere due giorni c'è un blocco. Ma il Capo dello Stato era allarmatissimo da questo stallo di ben due giorni durante i quali le carte erano state sottratte. Tenendo conto di tutto ciò, il Presidente Napolitano, dice il suo portavoce, mi ha dato incarico di chiedere al Procuratore di Salerno la urgente trasmissione di ogni notizia e, ove possibile, di ogni atto utile a meglio conoscere una vicenda senza precedenti che, prescindendo da qualsiasi profilo di merito, presenta aspetti di eccezionalità con rilevanti gravi implicazioni di carattere istituzionale, primo fra tutto quello di determinare la paralisi a ridaglie della funzione processuale a cui consegue la compromissione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tanto non è vero che una perquisizione in una procura della Repubblica è un atto senza precedenti. Quando un magistrato si ritiene che abbia commesso un reato, dato che per fortuna, a differenza dei parlamentari, i magistrati sono dei cittadini comuni come noi, quando si ritiene che commettano un reato, gli capitano le stesse cose che possono capitare a noi. Gli può capitare che li arrestino, gli può capitare che li convochino, gli può capitare che li mettano i domiciliari, gli può capitare che li perquisiscano, che gli vadano a sequestrare la roba, che gli intercettino il telefono. Si può fare tutto, perché sono cittadini come tutti gli altri. Anche se ci ripetono sempre i politici che i magistrati non pagano mai, in realtà i magistrati di solito, quando prendono un loro collega che ruba, lo ficcano dentro, mentre i politici lo coprono. Questa è la differenza. Quindi quello che succede a Catanzaro non è affatto insolito e non è affatto senza precedenti. È una